Raccontami di te, che cosa fai nella vita? Sono una maestra d'asilo. È un lavoro delicatissimo. Tu dai ai bambini qualcosa che custodiranno per sempre. Il sole colpisce la sua casa gialla e sembra quasi un segno di Dio. Quella era una poesia. Oh, non ne ho idea. Ma certo, era una poesia. Sembra quasi un segno di Dio. Sei riuscita a trasmetterci con così pochi elementi un'emozione complessa. Siamo davanti a un piccolo Mozart. Ma che dici, mamma? Ultimamente stai dando i numeri. Io vorrei solo che ci fosse un briciolo di curiosità, di vivacità intellettuale in più in questa famiglia. Ho un'altra poesia. Suo figlio ha un dono, signor Roy. Voglio che abbia una vita normale. Proviamo a guardare tutto da un'altra prospettiva. La solitudine è sempre tempo passato con il mondo. Didi sì, Didi sì, in ogni caso. Perché stai piangendo? Il pubblico ti adora. Il talento è così fragile, così raro, e la nostra cultura fa di tutto per annientarlo. Era il padre di Jimmy. Lo vuole trasferire in un'altra scuola. Tu non sei un artista. Non puoi proiettare i tuoi sogni su di lui. Devi fermarti. Reciterai le tue poesie e pubblicheremo un libro con il tuo nome sopra. Lontano da qui.